LEGEND is the largest geothermal energy investment program ever financed by the European Union in the Adriatic space. The purpose of this 3 million euros project, which is performed by 14 partners from 8 countries, is to promote a large-scale uptake of the ground cap heat pump technologies through the conversion of 10 public buildings to the low geothermal energy as primary energy source. The pilot investments are being carried out mainly on schools, public offices and cultural centers in Italy, in particular in the provinces of Ferrara and Teramo, in Apulia region, in the Istarska and Dubrovska county in Croatia, in the municipality of Skoder in Albania, in the municipality of Danilograd in Montenegro, and in Banja Luka in Bosnia and Herzegovina. Simultaneously, some other partners have developed some very important pre-investment analyses to pave the way towards the introduction of large investment in Slovenia, Serbia and Veneto region. Through the project investment, we have produced roughly 1,000 kilowatts of clean energy. But the results of the project are much higher because through LEGEND we have demonstrated that the heat pump technologies can be a promising solution not only for the new buildings, but above all for the old and low energy rate buildings, which are the majority in the Adriatic space, so marking the transition from a niche market segment to the large exploitation. Come è noto, l'Unione Europea sta investendo molto con i propri Stati membri a cercare di agevolare iniziative che possano produrre un risparmio energetico finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2. Starting from the 1st of January 2014, the EU Directive on Energy Efficiency on Building pushes the public administration to invest resources to meet the Climate and Energy Pact objectives, the so-called 2020-20 EU target. L'energia geotermica è classificata, secondo direttiva 2009-28-CE, come energia rinnovabile. Questa energia può essere utilizzata per scopi elettrici o termici estraendo fluidi dal sottosuolo. In particolare, a livello di bassa entalpia, cioè negli strati più superficiali del terreno, i primi 100 metri, si può estrarre acqua calda oppure tramite circuito chiuso per fare riscaldamento di utenze residenziali, pubbliche o commerciali mediante l'utilizzo di pompa di calore. Why the Adriatic? In the Adriatic, the geoclimatic conditions are suitable for the introduction and for the promotion of the geothermal energy investment, especially in the fields of the shallow geothermal energy. But the market here is still hampered by some external factors that are slowing the diffusion of these kind of technologies, such as the lack of expertise, the poor awareness of the benefit of the geothermal energy by the public administration that should encourage the market, the fragmented legislation, so actually the market and the market operator are still at the early stage. Well, where does one start with energy efficiency in the Balkans, where there is a total lack of understanding, a total lack of competent public buildings and the structures to put this into place? Most of what needs to be done is basic common sense. We at IRENA are conducting activities regarding LEGEND project that is trying to promote geothermal energy in Istria, where usage of this type of energy is not very common in this area. There were only two projects in the last 50 years. The whole area is based on the different systems. Even when considering heat pumps, air-to-air heat pumps are holding most of the market share. So we are trying to prove within LEGEND project, with our pilot investment, that it's opportune to invest in geothermal energy in Istria.
La riqualificazione degli edifici pubblici prevede anche il monitoraggio della reale efficienza di questi edifici, sia dal punto di vista ambientale ed economico ed energetico. In questo modo non vuole solo essere una mera esposizione dei risultati, ma vuole creare un mercato della geotermia e mostrare l'effettiva convenienza degli investimenti. Sviluppare questa tecnologia vuol dire non soltanto farla conoscere e quindi fare vedere le pratiche, le buone pratiche, ma anche formare i professionisti, formare le imprese, creare una filiera che possa contribuire a sviluppare la componentistica. Noi abbiamo un'industria manifatturiera che è fortissima, soltanto che non ha delle visioni, non ha una prospettiva di futuro. Noi vorremmo con questo progetto fare vedere che ci possono essere degli spazi ampi per sviluppare anche un'industria del settore. Overall, life cycle assessment will support the public administration in implementing policies for the reduction of not just greenhouse gases emissions, but a broad set of environmental impacts. And in particular, within the project, the purpose of these life cycle assessment studies is to support the public administration in choosing and selecting the most effective heat pump technologies with the lower environmental impact. L'amministrazione provinciale di Ferrara ha ottenuto un importante finanziamento dall'Unione Europea per realizzare un progetto sulle energie rinnovabili. Questo impianto è stato progettato da tecnici dell'amministrazione provinciale di Ferrara, coadiuvati da professionisti, e produrrà un piccolo impianto pilota che andrà sostanzialmente a incrementare la capacità di energia rinnovabile all'interno dell'istituto. Ovvero riusciremo a sfruttare il salto termico che si può ricavare dall'acqua prelevata dal sottosuolo per poter consumare meno carburante, diciamo così, tradizionale, quale il gas metano. Il progetto Legend è stato fin da subito una sfida per il nostro istituto, perché la scuola aderisce volentieri, con entusiasmo, con interesse a progetti di questo tipo, perché abbiamo a cuore i ragazzi. Quindi non è soltanto attività didattica in aula, ma mettere i ragazzi a confronto con tematiche che non hanno una valenza soltanto scolastica, ma una valenza sociale. So, if you consider that 12% of the buildings in the European member states are owned by public administration, you can easily understand why investing money and doing projects for the energy refurbishment of a public building is strategic for the European Union, because this kind of application could encourage the market, could have immediate effects in terms of energy saving and CO2 reduction, and can also help the housing sector and the construction sector to recover from the crisis. Thank you.